Dopo essermi concesso una notte di riposo, tornai alla centrale di polizia. Per quanto riguarda il mio lavoro, mi sono sempre considerato un esperto. Pensavo che il modo migliore per togliermi i Jane dalla testa fosse quello di concentrarmi su questo caso. Non volevo che il caso di questo caso venisse risolto per caso, a caso. Avevo pochi indizi a disposizione. L'unica speranza era che il laboratorio scoprisse qualcosa per caso. Nessuno di voi porci mi beccherà! Stai calmo! Dite le vostre preghiere! Oh, cattivo! Bel lavoro, Frank. Ted, puoi mostrarmi i risultati che hai ricevuto dal centro ricerche dell'istituto? Non siamo riusciti a ottenere delle impronte digitali chiare, ma in cambio abbiamo trovato delle impronte di piedi all'esterno del centro. Questi sono i calchi di gesso, misura 46. Stiamo seguendo questa traccia, ma è ancora più interessante l'orma sospetta di questo dinosauro. Signori, un reperto considerevole dell'era paleolitica. C'è dell'altro, Ted? Sì, circa 6 metri da quel punto abbiamo scoperto del legname antico che crediamo possa appartenere all'Arca di Noè. Magnifico, Ted, ma riguardo al caso novità... Partirò domani stesso per Boston, dove rivolgerò un appello pressante alla Società Archeologica Americana. Ah, mi hanno invitato a Geo la prossima settimana. E tu andrai a Geo per questa roba? No, mia moglie è una seguace transessuale di Satana. Lo so, non c'entra niente. Allora continueremo l'analisi delle impronte, i controlli della fibra, la classificazione del DNA, la campionatura dei capelli e poi useremo le particelle microscopiche di terra su questa impronta. Serve un'analisi geologica di tutta la città. Potremmo non avere tutto questo tempo, Ted. Forse questo ci aiuterà. Abbiamo trovato il suo portafogli, era fuori per terra. Non abbiamo avuto modo di esaminarla accuratamente. Ci è stato mandato dal laboratorio solo un'ora fa. Hector Savage, di Detroit. Sì, me la ricordo questa belva. Un ex pugile. Il suo vero nome era Joey Chicago. Oh, sì, è vero. Combatteva con il nome di Kid Minneapolis. Una volta ho visto combattere Kid Minneapolis a Cincinnati. No, tu intendi Kid New York. Combatteva fuori Philadelphia. Che fu ucciso sul ring di Houston. Da Tex Colorado. Sapete, l'assassino dell'Arizona. Sì, quello del Dakota. Non mi ricordo se era del nord o del sud. Nord. Dakota del sud era suo fratello, della Virginia occidentale. Sei un esperto in geografia. Tutto quello che so è che non bisogna mai scommettere sull'uomo bianco. C'è un indirizzo lì dentro? Tutto quello che c'è è un biglietto con scritto Monique De Carlo, 210 Beckman Street. È la zona a luci rosse. Mi domando perché Savage bazzichi da quelle parti. Sesso, Frank. Eh? No, no, non adesso, Ed. Dobbiamo lavorare.